Roberto Castelli oggi qui a Como per presentare, assieme anche ad altre figure conosciute sul nostro territorio, come Claudio Bizzozero, un nuovo partito. Come si chiama e perché questa scelta, Roberto? Sì, il partito si chiama Partito Popolare del Nord, Autonomia e Libertà, nasce perché ci sentiamo abbandonati nel portare avanti le istanze del Nord. La vecchia Lega ormai è diventata un partito centralista, se non con venature meridionaliste, visto che si parla soltanto del ponte di Messina, ma oltre al ponte è in programma sempre in Calabria un intervento per molte decine di miliardi. Ormai il Nord è completamente dimenticato e il segretario di quello che era la Lega Nord è diventato ormai un portatore solo di interessi meridionalisti. E quindi noi nasciamo per tenere ancora Lo alta la dice da ex bandiera. leghista a sto punto, Scusa? lo dice da ex leghista. Eh sì, infatti sono uscito dalla Lega da questo Infatti, motivo, appunto, io non mi esatto, riconosco non si assolutamente più in riconosce più. questo partito. Vogliamo continuare a portare avanti le istanze del Nord. Oggi noi presentiamo la sezione provinciale di Como perché ci stiamo allargando, ci stiamo radicando sul territorio e per noi questo è un avvenimento importante, che Como chiaramente è un'importante zona della Lombardia. L'idea è di presentarvi alle prossime elezioni, Roberto? Sì o no? Ma allora sicuramente per le amministrative intendiamo presentarci. Stiamo valutando se c'è la possibilità di presentarci anche alle europee, però questo è evidentemente molto più difficile, però stiamo valutando anche questa possibilità.